Ok, dovremmo essere in diretta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Già sono nervosa, quindi iniziamo bene. Va bene, questa dai, diciamo che è la seconda puntata dopo quella della settimana scorsa. Conclusosi in modo disastroso per sfortuna. Per Sì, sfortuna nostra. avevamo regolato forse in maniera troppo alta la regolazione di banda, adesso l'abbiamo abbassata. Perderemo magari un pochino di qualità video, ma speriamo comunque di mantenere la connessione attiva, insomma. Infatti, perché mi è piaciuto tantissimo, io stavo parlando, mi sembra, di alcuni consigli che darei ai giovani. E una cosa che volevo dire ai giovani italiani è sempre di provare qualunque strada, non importa quante volte falliscono, perché falliscono, ma io penso che sia più importante come ci si possa rialzare da una ferita, da un problema, rispetto a contare quante volte ho fallito, perché è una cosa che trovo arida, controproducente anche, e quindi di provare tutto quello che possono e di non mettersi delle barriere da soli, nel tipo, se va male, per esempio, ti faccio un esempio, l'apprendimento dell'inglese, di non pensare subito, io non posso studiare nessuna lingua, perché non è così veramente. Certo, sono d'accordo. Di un messaggio di speranza che volevo dare, mi è dispiaciuto tantissimo che è stato bloccato, no? Poi. Sì, purtroppo c'è stato questo problema di connessione, magari per chi si fosse perso il video precedente, magari poi metteremo in descrizione il link per andarlo a vedere. Perché io vorrei veramente avere un carisma tipo Barack Obama, cioè riuscire a convincere le persone veramente, ma sembra che finora non ho ancora appreso con le sue tecniche, insomma. Però mi sembra di aver capito che sei piuttosto, come dire, coraggiosa e intraprendente, visto che almeno mi dicevi la volta scorsa che sono diversi anni che sei fuori dall'Italia, diciamo, poi in un paese non proprio dei più frequentemente scelti, mi sembra di aver capito, la Repubblica Ceca. Sì, io sono via, mi ricordo ancora il giorno, dal 19 agosto 2006, quindi sono quasi 11 anni. Sono andata in Repubblica Ceca perché avevo vinto una borsa di studio Erasmus e poi ho avuto la possibilità di continuare a studiare, cosa che ho preso assolutamente al volo perché in Italia i dottorati sono sempre un problema. Io addirittura ho studiato il ceco per riuscire a fare questo dottorato, senza dover pagare, anzi ricevendo una borsa di studio, quindi è stato molto difficile. I primi anni sono stati veramente un incubo perché non capivo, non riuscivo a parlare e poi pian piano ho imparato, ma è stata veramente una lotta perché comunque ho vissuto a Ostrava, poi ho vissuto un po' di tempo a Brno cercando di lavorare, di mettere un po' di soldi e poi sono dovuta andare a Praga perché mi erano finiti i soldi della borsa di studio, quindi lavoravo e nel frattempo finivo il dottorato, però tu conta, il professore era molto disponibile perché addirittura lavoravamo fine settimana, cosa che se la dico in Italia i professori mi arrestano proprio, chiamano la polizia, però è vero che No. Sei andata via un'altra volta. T'ho perso un attimo mentre stai parlando. Ok, fin dove mi hai sentito? Dunque, che eri stata a Praga e si lavorava anche il fine settimana. Sì, solo che tra Praga e Ostrava, o Strava, ci sono tipo 300 km, quindi me li facevo col treno. Ah. Più di 300 km col treno, 3-4 ore di treno, andare e tornare, finché non ho finito il dottorato. Tutti i Quindi, giorni. no, tutti i fine settimana quasi. Ok. Una volta
una volta, diciamo, al mese, dipendeva, alcune volte facevo tutto il mese, dipendeva quando aveva il tempo il professore ed era molto irregolare, quindi dovevo fare tutte le cose per cercare di assecondarlo finché non sono riuscita a finire il dottorato. E comunque questa è stata una battaglia iniziata nel 2008 e conclusasi nel 2014, quindi 6 anni di guerra, io dico. Ho fatto tutta la seconda guerra mondiale, diciamo. Ho capito. Insomma, è una bella avventura, insomma, una bella cosa innanzitutto, insomma. E poi chiaramente. Comunque, tu hai studiato ingegneria meccanica. Sì, esattamente, a Torino, nella sede staccata di Vercelli, adesso è chiusa da anni purtroppo, e poi ho vinto la borsa Erasmus per Ostrava e dopodiché ho fatto domanda per il dottorato a Ostrava e vabbè, adesso è tutto finito, sono in Germania, ho cambiato totalmente nazione, tutto diverso qui, quindi sono alle prese col tedesco adesso. Certo, diciamo, poi adesso io sono stato a Praga, però è una cosa che non si può paragonare, nel senso che sono stato in gita scolastica nel 93, quindi l'ho vista solo in quell'occasione. Però ecco, già allora si era notata, almeno per i 4 giorni in cui ci sono stato, si era notata, diciamo, una differenza di mentalità, diciamo, viverci poi deve essere una cosa totalmente diverse, immagino. Sì, perché poi io non capivo bene la lingua, me la sono quasi studiata tutta da sola. Poi ho avuto addirittura dei problemi di salute, quindi immaginati, sono andata questo ad Ostrava, dove conoscono ancora di meno l'inglese. Sono andata per tutto un ospedale da sola, soltanto con il vocabolario, cercando di parlare. Perché finché non arrivi dal dottore, le infermiere non parlano inglese. Quindi tu devi cercare di arrivare dal dottore in qualche modo. Poi dopo puoi aggiustare la situazione, sono anche molto bravi. E le infermiere mi facevano delle domande e a un certo punto mi hanno capito, dopo che era la terza o quarta volta che ripetevo, mi fa: "Io capisco, però tu devi compilare un formulario adesso". Ho detto: "No". E quindi un'ora per un formulario che era una cosetta così, no? Con delle domande dopo qualche anno avrei saputo fare in 5 minuti, credo, però ero all'inizio, non capivo niente, assolutamente. Infatti all'inizio è stato molto duro, ma io comunque avevo ben chiaro i miei obiettivi, quindi abbiamo portato a casa il dottorato. Quindi l'obiettivo della politica cieca era il dottorato. Sì, volevo fare il dottorato e poi comunque pensavo di restare nella ricerca, cosa che poi non è stato perché con il taglio dei fondi e con molta sfortuna i dottorati stanno avendo grosse difficoltà, scusami, a trovare veramente un lavoro, almeno parlo per me, ma conosco anche altri casi purtroppo. E, per esempio, c'è chi fa un altro lavoro completamente, addirittura un mio amico è nelle assicurazioni. Cambiato totalmente dalla logistica alle assicurazioni. Però adesso vediamo perché io ho in mente anche altre cose, ho altre idee sia per YouTube che per il mio futuro, quindi vediamo un po' cosa porterà quest'anno. Per YouTube Oh, che sto contando di nuovo. E per YouTube che idee hai? Allora, per YouTube, per quanto riguarda me, se posso darti un consiglio, secondo me, tu che sei molto bravo, potresti usare anche il sito SteamIt per farti pubblicità, che è una cosa che sto usando anch'io. Sono sicura che i tuoi tutorial saranno utili anche a persone che parlano l'inglese. È un sito molto interessante, puoi anche guadagnare un po' di soldi forse. E dipende.
da quanti like prendi, cioè è abbastanza nuovo, diciamo, e anch'io lo sto sperimentando, ma da poco, cioè, neanche da un è un sito nel quale si possono condividere i video di YouTube, si condividono sopra questo sito? Sì, è fatto sotto forma di blog, puoi condividere fotografie, puoi condividere informazioni, oppure puoi scrivere semplicemente, c'è anche chi non mette nessuna fotografia, dipende da te. E come si scrive? STEMIT, mi sembra. Ok, sì. Controllo perché la mia memoria non è perfetta e poi l'inglese non è sempre così facile, sì, STEMIT. Okay. STEMIT.com chiaramente. Okay. E puoi creare un per chi guarderà il video, insomma, sarà interessante. Sì, perché poi comunque su internet si sa che ci sono tutorial di tutti i tipi, ma poi uno può anche mettere informazioni personali. Generalmente all'inizio ci si presenta, chiaramente nessuno ti conosce, e poi man mano la reputazione cresce come YouTube alla fine. Certo, certo, sì. E invece, diciamo, adesso sto tornando al discorso della Germania. In Germania cosa stai facendo in questo momento? Allora, in questo momento sto cercando lavoro perché ho avuto varie vicissitudini. Ho lavorato per un po', adesso sto insegnando italiano online, quindi proprio disoccupata non sono. Però il mio obiettivo è di fare un corso accelerato di tedesco in modo da raggiungere un livello di tedesco molto alto, così posso capire tutto e non avrò problemi anche a fare colloqui o a scrivere un curriculum, perché il problema è che con il mio modo di imparare le cose posso imparare velocemente a parlare, ma poi veramente scrivere è un problema, perché anche il tedesco ha il problema di parole molto lunghe da imparare a scrivere. Sì, so che sono le parole che si legano tra di loro, magari... Posso spiegarlo, credo, in modo molto semplice. Tu sai la parola cavatappi in italiano. Sì. Mettono due concetti insieme, o anche tre concetti insieme. E il problema del tedesco è capire il genere di un nome, perché ci sono tre generi, il maschile, il femminile e c'è il neutro. Neutro, in generale, bisogna sempre guardare l'ultimo nome. Se l'ultimo nome è maschile e ci sono due parole collegate assieme, il nome sarà maschile. Perché hanno questa tendenza di scrivere tutte le cose importanti per ultime. Okay. Però è coerente, cioè generalmente fanno sempre così. Per cui se ci sono delle persone che hanno studiato matematica, secondo me possono imparare il tedesco meglio, cioè perché è logico. Io dico sempre che è un po' come studiare matematica sempre. Ho capito, è interessante. Infatti 10 anni di cieco e 2 anni di tedesco e parlo meglio il tedesco. È una vergogna, mi dispiace per il cieco perché è una bella lingua, ma il cieco è proprio, ti faccio capire un esempio, il tedesco è una stanza tutta ordinata, il cieco è una stanza dopo un'esplosione. Ho capito. Non riesco veramente a imparare tutta questa lingua perché ha una regola e 10 eccezioni. Ho capito. Insomma, nella vita quotidiana in Germania comunque ti trovi bene, nel senso. Anche perché adesso credo che dopo più svariati anni che, diciamo, sei via dall'Italia, probabilmente hai delle abitudini che ormai non sono più quelle italiane, immagino. Sì, per quanto riguarda il cibo, per esempio. Allora, per il cibo io mangio di tutto, quindi non ho avuto problemi. Non si direbbe, ma mangio di tutto.
Allora, per quanto riguarda la vita italiana, non so se riuscirei a tornare a trovarmi bene. Avrei un po' paura perché forse certe cose non le accetterei più, mi troverebbero come una donna molto dominante, anche se non è voluto questo, ecco. Molte volte non sopporterei più certe cose, credo. Per esempio, io ho un problema, io non accetto di essere trattata come una bambina, proprio non ce la farei più ad accettarlo. E purtroppo in Italia, anche per fare un complimento, ti dicono: ma tu sei ancora giovane, no? E io con Sì. tutte le esperienze che ho avuto all'estero non posso più sopportarlo. Ma come giovane? Ho avuto guai uno dietro l'altro, ho fatto la guerra per ottenere quello che volevo e tu mi dici che sono ancora giovane? Cosa deve ancora succedere, no? Voglio dire. Ho capito. Quello sarebbe sicuramente un problema. Ho capito. No, tornando un attimo a YouTube, visto che tu hai dato quel consiglio per quanto riguarda quel sito, io non so se posso dare consigli, no, nel senso che comunque tutti i consigli che comunque si trovano anche in tanti video di YouTube, di YouTuber diciamo molto più affermati che danno, diciamo, la loro ricetta, diciamo, uno tra i tanti, a mio avviso, è l'audio. Diciamo un video che ha un bel audio, ha più probabilità di essere visto, perché l'audio è, diciamo, l'orecchio vuole la sua parte, più che l'occhio, nel senso che un buon audio con un buon microfono conferisce, secondo me, più armoniosità, più, non so se sto usando le parole giuste, è più piacevole guardare un video con un buon audio. Questo me ne sono reso conto guardando anche i video degli altri. E quando questa cosa mi è stata fatta notare, diciamo, mi sono dotato anch'io, adesso non di microfoni super eccezionali, diciamo, questo è un microfono da 20-25 euro, però già dà un buon risultato, piuttosto che quello della webcam, diciamo. Sì, perché per adesso non ho ancora molte possibilità economiche, ecco, è una cosa che voglio fare in futuro, perché io so di avere questa voce che non va oltre a un certo livello, proprio è piatta la mia voce. E è assolutamente anche bassa come tono, cioè quasi maschile. Però adesso purtroppo non è il momento dal punto di vista finanziario, ma appena potrò sarà una delle prime spese che farò, credo. E poi ci sono anche degli strumenti, tipo c'è un software gratuito abbastanza comune che si chiama Audacity, è free, col quale si possono mettere delle correzioni all'audio per migliorarlo, insomma, quindi si possono modificare i bassi, gli alti, per fare in modo che magari la voce diventi meno robotica, più calda. Così, piccoli accorgimenti, diciamo, piccoli accorgimenti. No, ma è buono, buono sapersi, no? Ovviamente, io ti ringrazio. Ci mancherebbe altro. Sì, il problema della voce può esserci anche nei miei video, effettivamente non sei il primo che me lo dice, io mi scuso con chi mi ascolta. Non era assolutamente riferito alla tua di voce, è riferito, diciamo, in generale, come in generale all'audio che c'è nei video di tutti, non era sicuramente rivolto a te, precisamente, insomma. Ma comunque mi piace sempre fare YouTube e spero che ci sia un'evoluzione sia per quello che riguarda Steam o anche YouTube. Non so tu come la vedi.
Ma adesso questo sito andrò a vederlo sicuramente. Vedo magari di fare qualche esperimento. Per quanto riguarda YouTube, non so se ci sono, se c'è altro da dire, ormai su YouTube si trova di tutto. Diciamo che il mio utilizzo di YouTube, come dicevo la volta prima, è stato solamente a scopo promozionale per quanto riguarda il lavoro, diciamo, la ricerca di lavoro più che altro. No, ma sei stato bravo, comunque tutti quegli iscritti sono quasi 3.000, no? 2.500 come... Sì, qualcosa meno di 2.500, che diciamo che a mio avviso per quanto riguarda un canale così talmente tematico, cioè molto specifico, perché inizialmente facevo video anche di WordPress e di AutoCAD, invece nell'ultimo anno mi sono concentrato esclusivamente in SolidWorks, e quindi persone che utilizzano SolidWorks e sono interessate a SolidWorks su YouTube è probabile, sicuramente sono molte meno di chi magari va a cercare video di intrattenimento, quindi facendo diciamo questa considerazione, più di 2.000 iscritti è sicuramente un risultato dignitoso, insomma, almeno così io almeno adesso non voglio fare quello che si monta la testa, insomma. No, ma però no, ecco. io penso che c'è l'eco. Sento un eco. Sì, può darsi. Spero che non risulterà nel video. Comunque, in Germania tutti quei corsi su comunque su cose simili forse a quello che fai tu nel tutorial costano tantissimo, come ho detto la volta prima, quindi veramente penso che il tuo apporto sia molto prezioso, no? Anche per studenti che non potrebbero mai pagare dei corsi simili, perché stiamo parlando di corsi che durano 2.500, che durano magari un mese e costano 2.500 euro, giusto per far capire. Poi sono fatti benissimo, con una didattica spettacolare, ti danno addirittura tutto un ufficio per te, tu hai proprio le cuffiette, il tuo computer, l'ufficio tutto per te, se vuoi prenderti appunti hai lo spazio, però sono costosissimi. Sì, immagino. Ok, io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere. Solo in bocca al lupo per il tuo canale, spero che molto. Altrettanto a te, insomma. E magari, volevo fare un appello, se qualcuno vuole farsi intervistare da te, da me o da te, può contattarci, questo mi ero dimenticata di dirlo. In futuro, se vuoi farmi avere un aggiornamento, facciamo un altro video, non c'è problema. Certo, volentieri, sicuramente. E naturalmente contraccambio do gli auguri per il tuo di canale. Sono para del canale. No, dai, io ho guardato diversi video e ritengo che gli iscritti che hai sono pochi in confronto a diciamo ai temi che affronti, quindi credo che ne meriteresti molti di più, insomma. Grazie. Vediamo. Speriamo proprio. Anche se poi il numero degli iscritti a volte potrebbe anche essere relativo, nel senso la percentuale di iscritti attivi, cioè di quelli che seguono veramente con interesse, in confronto a quelli che magari passano, si iscrivono e poi non vengono a guardare i video. Questo, diciamo, è un dato che... per esempio per i canali di intrattenimento potrebbe essere un dato importante, nel senso che mi diceva appunto il gestore di uno di questi canali che fa intrattenimento, l'ho incontrato diciamo a un convegno di YouTube che è stato fatto a Milano nel 2016, l'anno scorso, e lui mi diceva sì, è vero, io
ho migliaia di iscritti, lui mi sembra che il suo canale è sui 50-60.000 iscritti. Però a me mi contattano, mi scrivono e mi dicono mi saluti nel prossimo video, invece magari il mio canale lo vengono a vedere perché sono interessati a quel video su quello specifico comando di SolidWorks, altrimenti non sarebbero mai passati da me, diciamo. Sì, che vive interesse. E quindi diciamo che a volte il numero degli iscritti potrebbe avere senso, come no, ecco, diciamo. Quello è vero. Come per esempio potrebbe succedere che per un determinato periodo una persona sta usando SolidWorks, si iscrive e il mese dopo non lo segue più, però magari rimane iscritto. Ecco. Può succedere purtroppo. È così. È la vita. Bene, abbiamo detto tutto, credo, no? Sì, io credo di sì. Beh, poi come dicevi, se ci saranno aggiornamenti, ci sentiamo un po'. Ok, Davide, allora buona serata e buona serata a tutti i tuoi iscritti. E chi sei? Buona serata a tutti. Ciao. Ok, ciao a tutti.